Augusto Raciti è il segretario regionale del Partito Democratico, come gli altri qui a Marsala in questa giornata dove si apre la campagna elettorale del candidato a sindaco del Partito Democratico Alberto Di Girolamo. Con quali prospettive? Con la prospettiva di vincere e di dare a Marsala un sindaco serio, per bene, capace. E che con una battuta ho detto così, ha il compito da cardiologo di restituire un cuore a questa città e credo che la sua serietà, il suo essere un grande professionista, una persona assolutamente per bene, di grandi capacità, di grande generosità, sia la risposta migliore ad un clima, diciamo, da prima repubblica che in questa città si respira e si è respirato in queste ultime settimane. Quali sono i programmi e i progetti che portate avanti? In che modo pensate di costruire la squadra? Libertà al candidato sindaco oppure? Ma libertà al candidato sindaco, che ha una legittimazione democratica che gli deriva dalle primarie, da una partecipazione popolare davvero amplissima di circa 6.000 marsalesi che hanno partecipato appunto alle primarie dei mesi scorsi. Alberto Di Girolamo continua ad essere il segretario del Partito Democratico e quindi questo la dice lunga su come ci sia una sintesi assoluta tra ciò che viene dalla società civile e ciò che viene dalla politica, quella buona, dalla politica dei partiti che hanno privilegiato in questo percorso marsalese un progetto di governo. Marsala, che è la quinta città della Sicilia, ha bisogno di riaprire una prospettiva e una finestra sul futuro, ma non soltanto, dicevo poco fa, sul proprio futuro. Marsala è una città che è un volano di sviluppo per l'intera provincia di Trapani e un momento di difficoltà di Marsala diventa il momento di difficoltà di un intero territorio che va oltre Marsala e marsalesi, per cui la battaglia e la presenza questa sera di tantissimi amici, compagni, di simpatizzanti di diversi comuni della provincia testimoniano come le cose che ho detto sono esattamente, corrispondano al vero, cioè l'attenzione su Marsala e dell'intera provincia e non solo, va oltre anche la provincia di Trapani, per cui Marsala ha bisogno di un candidato, di un sindaco rigoroso, serio, per bene, onesto, intelligente come Alberto Di Girolamo, così come ha costruito un grande percorso professionale, io credo che sarà un grande sindaco di Marsala. Antonello Gregolici, onorevole, ma lei come vede questa campagna elettorale a Marsala del candidato del PD Alberto Di Girolamo? Beh, vedo un tanto entusiasmo, vedo, come dire, il riconoscimento di una persona autorevole perché nella sua vita ha svolto con grande dignità il ruolo di professionista e un dirigente politico che, come dire, che vive nella società civile e credo che sia un uomo in grado di dare quello che ho suggerito essere il compito di un grande sindaco, dare non solo occuparsi dei problemi ma riuscire a trasmettere un'ambizione a una grande città come Marsala, che è una città che ha una grande storia e che deve essere conosciuta da tutti. Senta, ma per quanto concerne la regione si dice che potremmo rischiare il default, lei che ne pensa? Siamo messi male? Allora, la situazione finanziaria non è buona, ma come non è buona quella dei comuni, perché è chiaro che le risorse, le entrate sono sempre meno e le spese sono sempre di più, perché le spese si consolidano nel tempo. Ma parlare di default mi sembra esagerato. Per quanto concerne gli immigrati, il fatto che gli stiamo dando tutto gratis dal punto di vista sanitario, quando i nostri anziani non riescono ad averli, non è una domanda né qualunquista e nemmeno facilona, però è una domanda che si chiedono i cittadini. Ma guardi, noi stiamo affrontando soltanto l'emergenza degli immigrati, perché in buona parte gli immigrati... Guardi, gli immigrati che si trovano nel nostro territorio riescono ad avere tutta la sanità gratis, possono avere tutto. Perché i nostri anziani non ce l'hanno? Perché le fasce deboli ce l'hanno? Non è che dico loro no, dico perché loro sì e gli altri no, è diverso. È chiaro che non possiamo considerare la questione degli immigrati al pari dei nostri cittadini. Parliamo di una immigrazione particolare che arriva qui nelle nostre coste a migliaia e proprio in queste ore, oltre che della sanità, ci stiamo occupando dei cimiteri dove seppellire migliaia di morti che ci sono ogni giorno nel nostro mare. Quindi questo è un grande problema che bisogna affrontare con lo spirito innanzitutto della solidarietà e guai a perdere di vista
questo valore. Ma non è un problema solo italiano. Appunto, c'è un grande problema dell'Europa, che spesso l'Europa pensa che il problema dell'immigrazione sia un problema italiano, e su questo bisogna lavorare per trasmettere e per convincere che l'Europa è anche la Sicilia, l'Europa è anche il Mediterraneo. L'onorevole Paolo Ruggirello, allora, ha sposato il progetto del Partito Democratico e quindi del sindaco Alberto Di Girolamo. Perché e con quale prospettiva? Ma lo abbiamo sposato in corso d'opera, avevamo candidato Enzo Sturiano come una nostra proposta di articolo 4, abbiamo ritenuto opportuno evitare di fare frazionamenti come candidature, ma coinvolgere in un unico progetto. La prospettiva è ovviamente quello intanto di fare un forte PD, eliminando tutte quelle frizioni che ci sono state nel passato, e parlamentari tutti, da Meazzo, Cucciardi a me stesso, abbiamo dato un input ben diverso. Il rapporto oggi si è visto fra Alberto Di Girolamo ed Enzo Sturiano è quasi un rapporto da padre e figlio. Si sono cresciuti entrambi insieme politicamente, penso che possono dare anche qui un contributo alla città di Marsala nei ruoli che ognuno dovrà andare a ricoprire. Enzo ha dimostrato di essere un ottimo Presidente del Consiglio in un momento dove anche la politica è venuta meno, ma è stato in grado di difendere e di portare avanti quelle che erano le grandi azioni e atti di delibera con i consiglieri tutti. Questo è un grande valore aggiunto di un sindaco che domani eletto potrebbe governare con la massima ancora serenità e tranquillità. Penso che il binomio Di Girolamo Sturiano possa essere il cambiamento per la città di Marsala e un miglioramento per quello che è il percorso a livello dei cittadini, di tutto ciò che loro chiedono e che loro si aspettano. Per quanto concerne invece il problema della regione, che siamo messi male con i bilanci, con i conti, come finiremo? Ma io penso che da parte del governo Renzi, con l'ambasciatore Faraone, lo definisco così perché grazie a lui con Del Rio si sta chiudendo questa partita di un bilancio regionale, e quindi questa operazione che intanto quest'anno finiremo la finanziaria nel 2030 nel migliore dei modi, e creeremo non più disoccupazione, ma creeremo almeno, daremo quel giusto valore al posto di lavoro che ognuno si è già interessato e ha occupato. Quindi risposte concrete ai precari, risposte concrete al mondo del sociale, e se c'è da tagliare qualche partecipazione, qualche partecipata, la taglieremo pure senza bisogno di fare ancora consigli di amministrazione inutili. L'onorevole Camillo Oddo, che l'abbiamo beccato strada facendo mentre veniva dall'inaugurazione del comitato elettorale del candidato del PD, che è il dottore Alberto Di Girolamo, e come vedete questa campagna elettorale? Ma penso che gli uomini affidabili, che hanno anche espresso nel tempo capacità di governo, è inutile che lo neghiamo, che ha avuto esperienza anche negli enti locali, è un po' avvantaggiato, dobbiamo dirlo. E credo che i cittadini percepiscano chi l'ha fatto in maniera anche sana, onesta intellettualmente, moralmente, insomma ci stai, fai politica, fai quello che puoi, manifesti a volte le difficoltà, insomma con schiettezza, con onestà intellettuale nei confronti anche dei cosiddetti elettori. Penso che sia una forte candidatura rispetto al quadro complessivo a Marsala, perché poi vedo il tentativo solo di riciclarsi a tutti i costi, di rimettersi in campo. In politica arriva nei momenti in cui devi dare spazio anche ad altri, obiettivamente. Ma il PD è sempre stato, da sempre, quando era anche PC, quando era Partito Democratico, insomma lo conosco bene, è sempre stato in rotta di collisione tra di loro, perché poi alla fine ci sono tante anime, tante idee diverse. Poi in campagna elettorale ce la farete a stare tutti assieme? Ma guarda, non è più il tempo dei partiti fortemente identitari, è il tempo dei partiti un po' più contenitori, obiettivamente. È inutile che ci giriamo attorno, perché a me non piace girare attorno alle questioni anche fondamentali che riguardano il sistema politico, per la verità, italiano. E il partito contenitore ha all'interno tante anime, e queste anime hanno l'esigenza di confrontarsi e possono pensarle in maniera diametralmente opposta. Debbono però arrivare poi a un punto in cui evidentemente il compromesso nobile deve prevalere. Io penso che non si tratti nemmeno questo, di questo a Marsala, cioè Di Girolamo esprime comunque una forte, secondo me, competenza, cioè di conoscenza vera della città, di amore nei confronti di questa città, perché non lo devo dire io ma è così, e il fatto stesso che l'analisi che ha fatto presentando un po' il suo programma è
punto per punto, infrastrutture, servizi e anche novità sotto il profilo un po' dei servizi, pensate con la vecchia logica, invece con i servizi ormai un po' più moderni, diciamocelo bello chiaro, anche servizi che riguardano per esempio gli anziani, i giovani. Io vedo però invece un aspetto importante e fondamentale rispetto agli altri candidati, che è quello di volersi spendere notte e giorno per questa città. Non è cosa di poco conto, perché oggi fare il sindaco non significa, come si intendeva una volta, 4-5 ore al giorno. Salvatore Lombardo l'ha fatto la mattina. No, una volta, dico una volta, nel senso prima ancora dell'elezione diretta del sindaco, obiettivamente. Vabbè. La logica era completamente diversa. Dall'elezione diretta del sindaco in poi c'è un'investitura diretta, c'è un impegno costante, c'è dedicarsi veramente solo a amministrare la città. Lasciare, quando si è evidentemente ancora in attività, quindi stai esercitando la tua professione, lasciarla. Qui non si tratta nemmeno di questo, cioè si tratta di un uomo che si presenta e dice: io voglio lavorare per questa città, è una città che ha ricchezze enormi di qualsiasi tipo, guardate che io sono in grado di cambiarla in meglio e datemi fiducia, perché pare che è un po' sperimentato. Ho capito, però io dico, ma per quanto concerne gli assessori, saranno scelte con le logiche di spartizione o saranno i migliori tra i migliori? Ma io che conosco Di Girolamo da una vita, ti devo dire che lo conosco da circa 30 anni, e penso che compromessi sciagurati non ne fa. E forse questo è uno dei motivi per cui i cittadini lo voteranno, perché sanno che compromessi sciagurati non ne farà. Farà un impianto che significa merito, capacità amministrativa e soprattutto, ripeto, guardate, non dimentichiamolo mai, onestà morale e intellettuale. Se questa c'è, mi pare che sia assolutamente propedeutico a tutto il resto, per la verità. Se l'associa a capacità amministrativa e voglia di fare, passione che ci metti, non penso che ci siano grilletti per la testa, insomma. Dario, tu che dici? Ma io penso che Alberto sappia bene che se vuole vincere le elezioni, e le può vincere, deve fare una squadra che sappia rappresentare ciò di cui Marsala ha bisogno. E dunque, in primo luogo, una forte capacità di programmare il futuro. E questo penso che sarà il tratto che lo distinguerà. E per programmare il futuro un uomo solo al comando non serve. Serve una squadra fatta di persone, uomini e donne, giovani, competenti, che conoscono i problemi del territorio e che hanno anche l'umiltà di confrontarsi col territorio per risolvere i problemi che il medesimo ha. A me pare che questo tratto stia emergendo. E dunque se questo c'è, è chiaro che non ci potranno essere compromessi al ribasso, l'operazione di piccolo cabotaggio, dono assessore a te perché mi devi portare i 20 voti in questa parte del territorio, sarebbe un esperimento fallito in partenza. A me conforta, conoscendo Di Girolamo, che questo è nel suo DNA ragionare così. Dunque è chiaro che ancora è prematuro per costruire una squadra, deve confrontarsi ancora col territorio, anche se già l'esperienza delle primarie gli ha dato la possibilità di incontrare migliaia di cittadini e ha dimostrato, anche in ragione di quello che dicevate prima, che il PD nel momento in cui conta è unito, perché se non sai essere un soggetto politico forte non porti 5.000 cittadini a votare alle primarie. È stato toccato un record assoluto in questa città e peraltro con delle polemiche, se vogliamo, anche del tutto fisiologiche, se stiamo a vedere quello che è accaduto in altre realtà, perché è chiaro, c'è sempre uno scontro. Però a me pare che il partito l'abbia affrontato bene, che Di Girolamo stia gestendo bene questa fase. È chiaro che ora verrà il confronto con il candidato sindaco dei moderati, che poi vediamo moderati di cosa, perché a me pare che non ci sia nessuna moderazione quando una candidatura nasce solo giochetti che nulla hanno a che vedere con i bisogni della città. Alberto Di Girolamo, in questo momento importante dove c'è l'applauso di tutti i compagni di partito, ma anche di alcune coalizioni che si sono aggregate, come quella di Ruggirello, per questa candidatura che viene considerata una candidatura autorevole, di prestigio e di qualità. Questo lo lascio dire agli altri, insomma, io so che ho messo insieme una coalizione coesa, una coalizione che vincerà questa elezione per cambiare Marsala, il meglio. E con me c'è non solo il nostro segretario regionale, che ormai sta diventando marsalese anche lui, ma c'è il Parlamento siciliano, il Governo siciliano, il Parlamento nazionale, il Governo nazionale e anche il Parlamento europeo. Se non facciamo cose noi non lo può fare nessuno, e noi faremo tantissime per questa città, perché la città ha bisogno di uscire da questo letargo che si trova da alcuni anni a questa parte,
non ci saranno lite fra di noi come hanno fatto gli altri, questo è mio, questo è tuo. Noi lavoreremo per i giovani, per gli anziani, per le donne, ma per tutti. Il grande sogno è di fare questa città, che la gente possa ritornare qua a lavorare, che i giovani possano emigrare di meno, che gli imprenditori privati possano investire. Noi, Partito Democratico, diciamo ai privati: investite in questa città, perché avranno regole certe per quanto ci compete, e tutto quello che abbiamo bisogno ci sarà il nostro segretario, che ci farà da collegamento con il governo regionale e con il governo nazionale. Quindi meglio di così non si può. Gli assessori saranno scelti in prima battuta? Ne saranno scelti il 50%, il 3%, e poi gli altri dopo. E con quale criterio? Che siano persone competenti, alte, di alta moralità, e che siano discontinue alla precedente amministrazione.